Zanichelli, osservare e capire le scienze, A3, forza e movimento, A3.9, i principi della dinamica. Dinamica. La dinamica è la parte della fisica che studia il moto dei corpi in relazione alle forze che lo causano. Questa parte della fisica è stata formalizzata, cioè tradotta in formule matematiche, da Newton. Quindi formalizzare una disciplina significa passare dal linguaggio discorsivo ad un linguaggio formalizzato attraverso l'utilizzo di formule che spiegano come funziona questa parte di questa disciplina. I principi della dinamica. La dinamica newtoniana si basa su tre principi che sono alla base di tutte le nostre conoscenze terrestri e celesti. In realtà questi sono stati modificati all'inizio del secolo scorso, allorché Einstein fece la sua teoria della relatività ristretta e in seguito della relatività generale. Ma per due secoli hanno dominato incontrastati e sono sufficientemente accurati per mandare una sonda su Marte. Se Copernico, Galileo e Kepler hanno messo in moto la Terra, Newton ha spiegato il perché ciò avviene. Il principio di inerzia. In assenza di forze, un corpo permane nel suo stato di piede o di moto rettilineo uniforme. Questo significa che abbiamo visto prima, nel caso dell'attrito. Quindi l'attrito agisce su un corpo e lo ferma. Perché lo ferma? Fermare l'attrito significa che sembra un qualche cosa che è contrario a questo principio, perché dovrebbe rimanere in piedi è un moto rettilineo uniforme, ma un corpo messo in movimento si ferma. Se questo principio è valido, bisogna dire che deve agire una forza che ne modifica lo stato di piede o di moto rettilineo uniforme. Per questo è stato introdotto l'attrito, che è una forza che apparentemente non si vede, ma che abbiamo visto essere dovuta alle superfici, allo scorrimento di due superfici a contatto fra loro oppure allo scorrimento di un corpo all'interno di un fluido. Per mutare lo stato di un corpo, correlazione di una forza. Questo principio era stato già intuito da Galileo, ma lo riferiva al moto circolare uniforme, moto che egli riteneva perfetto. Quindi, che significa? Significa che il moto circolare uniforme per Galileo avveniva senza l'azione di una forza, mentre oggi sappiamo che se il moto è circolare deve avvenire sotto l'azione di una forza che ne modifica continuamente l'andamento rettilineo. Questo principio era già contenuto, era una conoscenza del Medioevo e lo ritroviamo praticamente in Dante. Dante è chiaramente, sicuramente un letterato, ma è un letterato colto, cioè che aveva tutta la conoscenza che bisognava avere della fisica del suo tempo. Quindi sapeva benissimo che quando un corpo sembra fermo e c'è il vento in faccia, se non c'è il vento è il corpo che si sta muovendo. E questo è un principio di relatività e un principio di inerzia che in qualche modo già doveva essere in qualche modo a conoscenza nella mente delle conoscenze dell'epoca di Dante. Quindi Dante non è chiaramente uno scienziato, ma è uno studioso che aveva le conoscenze scientifiche dell'epoca in cui ha vissuto, un po' come Leopardi. Leopardi non è certamente uno scienziato, ma dai suoi scritti si deduce che egli era perfettamente a conoscenza di tutta l'astronomia del suo tempo. E anche di alcune cose che riguardano l'illuminismo del suo tempo, di alcune conoscenze che riguardano il funzionamento della biologia. Quindi ci sono alcuni studiosi che, pur essendo letterati, hanno delle profonde conoscenze
scientifiche. Dante è stato uno di questi. Quindi Dante serve il suo sorriso a muoversi non nell'aria, bensì a Gerione che si sta muovendo di modo circolare uniforme, quasi visto che sta scendendo anche verso il basso, quindi è un modo a spirale. Conseguenza del principio di inerzia, l'effetto del primo principio si fa sentire in ogni situazione in cui una forza agisce. Se la velocità diminuisce, si sente una spinta in avanti. Perché? Se sto su un treno, praticamente se sto su un autobus che viaggia in piedi, che viaggia a 90 km/h, io sto tranquillamente in piedi e non succede niente. Ma se l'autobus frena e passa da 90 km/h a 40 km/h, io per inerzia tento a mantenere la velocità di 90 km/h e sento una spinta verso in avanti. Quindi se non reagisco rischio di cadere. Se si mette in moto invece sento una spinta che mi va verso indietro perché la macchina aumenta la sua velocità, ma se stavamo fermi la mia inerzia continua a essere quella di una persona che stava ferma. Adesso che sappiamo essere le coordinate geografiche. Secondo principio della dinamica. Abbiamo detto che per mutare lo scatto di un corpo occorre una forza. Ma cosa succede se applico una forza? Se applico una forza, succede che questa mi modifica lo stato del moto, l'abbiamo visto, lo stato dinamico di relazione dinamica di una forza è quello di modificare lo stato di un moto. A questo punto possiamo fare alcuni esperimenti mentali. Esperimenti mentali non costano niente e non necessitano di attrezzatura. Supponiamo di spingere un carrello in un supermercato vuoto. Cosa succede? Spingo questo carrello e questo carrello si muove a una certa velocità. Se lo riempio di prodotti, questo carrello e lo spingo con tutte le mie forze, posso osservare che la sua velocità inizia a muoversi ma con una velocità minore della precedente. Se due persone spingono il carrello, vedo due carrelli vuoto, vedo che il carrello vuoto spinto da due persone ha una velocità maggiore a questa velocità del carrello vuoto spinto da una sola persona. Vuoto e pieno significa che è variata la massa, perché la massa di un carrello vuoto è minore della massa di un carrello pieno. Una persona e due persone che spingono significa che le forze sono additive e se vanno nella stessa direzione è verso e di conseguenza il carrello subisce l'azione di una forza maggiore. Quindi ritorniamo a quello che abbiamo detto, il carrello vuoto si muove a velocità maggiore perché vuoto e pieno significa che c'era una massa maggiore. Se applico la stessa forza della massa maggiore, ottengo un'accelerazione minore di quella che otterrei se applico una forza a una massa minore, come possiamo vedere nel caso del carrello vuoto e pieno. A parità di massa, a parità di forza, massa e accelerazione sono inversamente proporzionali. Ricordo che inversamente proporzionali significa seguire la regola del rettangolo, in cui a parità di area, se moltiplico la base e l'altezza, se diminuisce la base devo aumentare l'altezza, se diminuisce l'altezza devo aumentare la base in modo che il prodotto sia costante. Queste sono due grandezze inversamente proporzionali. La stessa cosa la possiamo vedere per l'autobus, per la macchina, se con una macchina viene spinta da una persona si mette a moto. Se viene spinta da due persone l'accelerazione è doppia, se viene spinta da una massa maggiore, la massa doppia, l'accelerazione si dimezza. Se ho due corpi della stessa massa, una spinta maggiore produce un'accelerazione maggiore. A parità di massa, forza e accelerazione sono direttamente proporzionali. Quindi la forza è direttamente proporzionale all'accelerazione. L'accelerazione è inversamente proporzionale alla massa, a parità di forza. Adesso cerchiamo un enunciato chiaro del secondo principio
della dinamica, dopo aver visto che cosa succede, se su un corpo di massa m agisce una forza F, questa produce sul corpo un'accelerazione A, che è direttamente proporzionale alla forza applicata, è inversamente proporzionale alla massa del corpo. In formule, F uguale ad m per A, forza uguale massa per accelerazione, massa uguale forza fratto accelerazione, e accelerazione forza fratto massa. Terzo principio della dinamica. Cosa hanno in comune un razzo appoggiato, un libro appoggiato sul tavolo e l'azione del camminare? Possono sembrare tre cose completamente diverse, ma obbediscono allo stesso principio della dinamica. In tutti e due i casi abbiamo forze uguali e contrarie applicate allo stesso punto. Quindi che cosa abbiamo? Sul razzo, la forza di... Noi abbiamo la forza che fa uscire i gas di scarico del razzo verso il basso e il razzo riceve una spinta in direzione opposta. Il tavolo è appoggiato sul tavolo, c'è una forza peso che spinge verso il basso e il tavolo dà una forza opposta che si chiama reazione vincolare. 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. 16 luglio 1969, 16 luglio 2014. Esattamente 45 anni fa iniziava una delle più grandi sfide nella storia dell'umanità, la conquista della Luna. Dalla base spaziale NASA di Cape Canaveral, in Florida, veniva lanciata la missione Apollo 11. A bordo del razzo Saturno V, tre americani, il comandante Neil Armstrong e gli astronauti Buzz Aldrin e Michael Collins, pilota del modulo di comando. Solo 4 giorni dopo il lancio, Armstrong e Aldrin sarebbero stati i primi uomini a mettere piede sulla Luna. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Quel piccolo passo per l'uomo, ma grande, grandissimo passo per l'umanità, il 20 luugio del 1969 ha segnato un momento fondamentale per lo sviluppo e il progresso della razza umana, dimostratasi capace di andare oltre ogni limite, rendendo reale e concreto ciò che fino a pochi anni prima era considerato solo letteratura di fantascienza. Quello storico primo volo verso la Luna tenne il mondo intero con il fiato sospeso. Le TV di tutto il mondo ritrasmisero le immagini della NASA e per un attimo tutto il genere umano fu unito nell'osservare per la prima volta un proprio rappresentante, esplorare un nuovo mondo. Agli italiani quell'avventura, quella conquista fu raccontata da Ruggero Orlando, collegato da Houston, e da Tito Stagno. Emozioni rievocate dal giornalista 45 anni dopo, quello storico lancio al Festival della Parola di Parma, incontrando l'astronauta italiano Luca Parmitano per parlare dell'importanza e della bellezza di volare nello spazio. Il piede esercita sul terreno questo tipo di forza. E il terreno restituisce una reazione vincolare in questo modo. Quindi abbiamo in tutti questi casi. In tutti questi casi vediamo che una cosa molto semplice, le azioni delle forze sono sempre a coppie. Adesso andiamo a vedere l'enunciato del terzo principio della dinamica, che gli studenti recitano a memoria perché è estremamente semplice, ma difficilmente riescono a capire che cosa, il senso profondo di questa affermazione. Per ogni forza che agisce su un corpo ne corrisponde un'altra, uguale e contraria alla prima, ma diverso contrario. Quindi abbiamo la reazione a uguale intensità, ma verso contrario. Questo ci dice che le forze non agiscono mai da sole, ma agiscono sempre in coppia. Questa sferetta è fatta di metallo. Che cosa succederà se sul tavolo vicino alla sfera posiamo una calamita? La calamita attrae la sfera di metallo. Questo è quello che ci aspettavamo. Sappiamo infatti che la calamita attrae il metallo.
Da questo esperimento sembrerebbe chiaro che la forza agisce in un senso solo, dalla calamita alla sferetta. Eppure non è così. Anche in questo caso sono le forze di attrito a trarci in inganno. In realtà la forza di attrazione è reciproca. La sfera attrae la calamita tanto quanto la calamita attrae la sfera. Ma la forza d'attrito radente sulla calamita è forte e le impedisce di muoversi. La sfera invece si muove perché incontra minore attrito. Che cosa succederebbe se non ci fosse l'attrito? Ora la sferetta è su un disco a ghiaccio secco collegato a un dinamometro. Mettendo la calamita sull'altro disco a ghiaccio secco, vedremo che cosa succede in assenza di attrito. Tutti e due i dinamometri si sono allungati. Ciò dimostra che calamita e sfera di metallo esercitano l'una sull'altra forze di uguale intensità. Il risultato del nostro esperimento ha in realtà una validità del tutto generale. Ogni volta che un oggetto A esercita una forza su un altro oggetto B, anche B, a sua volta, esercita una forza su A. Le due forze hanno la stessa intensità e direzione, ma versi opposti. Questo è il contenuto del terzo principio della dinamica, anche detto principio di azione e reazione. Il terzo principio della dinamica ha delle conseguenze che appaiono piuttosto strane e a prima vista sembrano inaccettabili. Per esempio, se A è una pietra e B è la terra, dovremmo concludere che non soltanto la terra attrae la pietra, ma la pietra attrae la terra. Eppure sappiamo benissimo che è la pietra che cade verso la terra e non viceversa. Il mistero si spiega se si tiene conto della legge fondamentale della dinamica. La terra ha una massa enorme, fa quindi enorme resistenza quando si cerca di accelerarla. La pietra, che ha massa molto più piccola, può essere accelerata molto più facilmente. Quindi è vero che la pietra attrae la terra con una forza di intensità uguale alla forza peso della pietra. Ma quella identica forza provoca accelerazioni molto diverse sui due corpi. La pietra accelera molto, la terra praticamente non accelera affatto. Propulsione oggetto. Sul terzo principio della dinamica si basa la propulsione a getto che è utilizzata dai razzi e da alcuni tipi di organismi viventi. Quindi abbiamo che il getto dei gas va verso il basso, esercita una spinta e per reazione il razzo viene spinto verso l'alto. Il razzo lascia gas ad altissima velocità verso la terra e per reazione quindi subisce una spinta verso l'alto. Alcuni organismi acquatici, come le seppie, fanno fuoriuscire violentemente l'acqua e vengono spinte nella direzione opposta. È un meccanismo che viene utilizzato per sfuggire ai nemici perché è molto dispendioso dal punto di vista energetico.